Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ICCM89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite. Ho spento il condizionatore perché stavo sentendo freddo. Subito un bel pollicione in su per il vostro ICCM89. Vi ricordo ICCM89 live show a Roma il 13 luglio. Signori, biglietti in descrizione, se li volete acquistare c'è il link. ICCM89 è il mio codice creatore se mi volete supportare su Fortnite. Andiamo su Fortnite, registrazione solo. Allora, oggi andiamo a provare la skin Asmodeus. L'ultima partita che ho fatto è stata molto interessante. Non so se l'avete vista, io vi consiglio di andarlo a vedere perché vi fa capire come sta giocando ultimamente la gente. Quindi uno deve fare di conseguenza, vedremo. Signori, paracadute sulle spalle e let's go. Molto molto bene. Casetta mia me l'hanno distrutta a Parco Pacifico. Ciò non significa che non ci possiamo andare. Come spawn è molto difficilino Parco Pacifico, eh. Non è uno spawn così easy, così facile come si può pensare. Mi devo ricordare che se arrivo in endgame devo prendere altezza, non posso giocare basso. La partita di prima, ripensandoci veramente, ho sbagliato proprio approccio, veramente. Mannaggia casa mia, quanto è bella, quanto è bella casa mia. Ah, però vedi con... Decisamente ho provato... mi sa che ce n'è un'altra, eh? Decisamente sì. Vabbè, lui corre e va nelle praterie. Però già che mi corri così mi fai... mi fai ingrifare, perché so che ti devo andare a ammazzare. Cioè, so che tu devi morire per mano mia. E questa è una cosa che mi piace. Questa è una cosa che mi piace. Quegli scildini, brutto cattivone. Fa bello, mi tira a me, giocava dritto dritto. Ha detto questo, mi sono salvato. Raga, che devi fa? Ah, ho capito che arma c'aveva. A band, bloc, bling, bloc, 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 bloc. Questo insomma. No, me tengo tutto, me lascio questa qua, che se ne frega. C'è gente tra l'altro, eh. Tra le altre cose. Ovviamente. Forse ho voluto troppo? Cioè col senno de poi, eh. Posso ammettere che forse ho voluto veramente troppo? Secondo me sì. Tredici. Goloso. In realtà... potremmo fare di questo. Voglio essere un po' più incisivo sta partita. Non so se state notando, ma io non so assolutamente questi dove stanno. Quindi secondo me vado a esagerare. Ma che va, c'ha la mia vita. Pa' adesso. Ma come l'ho lisciato? C'è
Cioè, Michele, mettimelo all'allentatore, per favore, perché... Cioè... Questo è da rallentatore, oh. Questa era... quella cecchinata era chiaramente da rallentatore, mo. Non so se siete d'accordo, ma... Ok, davanti a me ho visto uno, eh. Non so come stava volando, non ho ben capito, ma qua davanti a me... Io non ho visto uno tipo... Eccolo, lo vedi? Sta tipo là. Non so se l'avevate visto. Vabbè, come, sappiate che ce n'è uno. Ok. Andiamocene safe. Almeno ci proviamo. Anche se facendo così rischio di trovarmi 569 persone addosso. Infatti vedete là, e mi sa che si stanno sparando. Per forza. Come cosa è automatica. Che si fosse... incastrato così? No. Non credo sia normale. Però... una kill così io sinceramente non la rifiuto. Però qua... belli miei, me ne devo andare da qua. Zona caldissima. Zona caldissima. Che poi in realtà dove vado, vado. Brutta storia. Io mi faccio il giro da dietro, perché magari trovo qualcuno alle spalle, capito? Shield grande non la trovo. Quello boh, sarà addormentato sull'overboard secondo me. E tu, vabbè, sai che c'è? Sta comodo, mi faccio una dormita. Stavo a vedere se avevo lasciato qualcosa, ma... in realtà no. Materiali come sto? Abbastanza messo bene. Un po' troppo basso. Io mica capisco. Cioè, sicuramente è sopra. Vabbè. Io da qua me ne vado, eh. Non lo attacco. Non lo attacco. Non è proprio buona come situazione. Dietro, quindi me ne devo andare. È così, raga. Cioè, o se gioca col cervello, perché tanto stanno arrivando tutti qua. Io devo andare. Devo incominciare a girare in parti dove ipoteticamente la gente non c'è andata. Là addirittura scindini. Puzza grande da 50, non ce l'ho. Però c'ho 151. Oh, l'olero. Vedi che lootare abbastanza bene fa sempre bene. E famo la porta. Che poi stando qua, stando qui, mo mi faccio sto albero e continuo. Aia, visto sopra? Raga, le partite adesso sono così. Sono dei piccoli skirmish dove la gente campera, sta buona. Ma santo, sono andato un altro.
Bravo, vai via. Ok, e perché tanto qua, ragazzi, gli ultimi se li troveremo tutti in fondo, eh. Quindi, raga, mi devo fare le rocce, mi devo fare i materiali. Due stanno qua. Quindi 5, 4, 3. Vedi, stanno là. Oh, me ce ficco. Proprio per danneggiarlo, capito? Per rovinargli il game più che altro. Cioè, non per ucciderlo, ma proprio per danneggiarli, così arrivano in finale massacrati. Questo è quello che mi interessa. Voglio capire sinceramente dove si chiude la safe. Ok, all'ande. Potrei usufruire di questo qua. Tanto, regà, adesso è così. Cioè, non possiamo fare altro. Seriamente ve lo dico, eh. Cioè, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare, aspettare, aspettare. Cioè, vedi, gente si massacra. Quello sta ancora là. Quindi 3 4. Beh, ci ho provato. Dovrei farmi un altro quadrato, magari fatto in maniera decente, Mirko. Vediamo un po'. Grazie, gioco, eh? Ok. Raga, io ho detto, guarda, se so mobilizzati tutti. Giustamente, eh? Dai. Giustamente un... Mico, ho capito dove. Ah, t'ho capito dove. Stai tranquillo. Stai molto tranquillo, stai. Così, giusto per coprirmi un attimo. Vabbè, c'ho due jump, due falò e una trappola. Sto albero maledetto. Sbaglio o quello si è messo pure? Beh, per Dinci Bacco è buono qua. Spendo un po' di materiali. Sempre 6, eh. Però rischio un bot. Frega anche dei materiali, ragazzi. Mi direte che morivano tutti qua. Sì, l'ho colpito un po'. Quello mi vuole fare col cecchino. Certo, perché io so. Quello sta là, la 6. 1, 2, 3, 4.
4. Sempre 4 semo. Ah sì. Trappola. Molto molto bene. C'ho jump, quindi posso aspettare. 150 te li sei presi in faccia, eh. C'ho una jump. Scusate ragazzi, ma sono molto molto... Guarda che in realtà, appunto, quello mi è morto per colpa mia, raga. Mi ha tirato un colpo di lanciarazzi, raga. Io avevo finito i materiali. Bella partita, però. Porca miseria, che belle partite che stanno uscendo. Belle, non l'avrò vinta. Sono arrivato secondo, in realtà. Quello l'ho massacrato e è morto in mezzo alla serie perché mi ha dovuto tirare il lanciarazzi, raga. Signorotti, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento al vostro 589. Ciao ciao.